Da qualche giorno è uscita la notizia che tu sei stato uno dei partecipanti di Pechino Express. Com'è stata questa avventura? Ma guarda, è un'avventura che volevo fare da tanto tempo. Finalmente quest'anno ce l'ho fatta insieme a, tra l'altro, una ragazza a cui voglio un bene enorme, che è Emma Stoccolma. Già prima e anche dopo? Sì, anche dopo. Già, ovviamente dopo ancora di più. Sì. Siamo la coppia delle clubber. È un'esperienza bellissima, forse una delle più belle cose che abbia mai fatto nella mia vita. E, beh, sai più o meno come funziona, no? Quindi tu viaggi senza telefoni, sì, senza avere il telefono, senza soldi, senza avere un posto dove dormire, senza avere un mezzo di trasporto, e devi attraversare dei posti facendo conto solo sulle tue forze e tramite l'aiuto degli altri. Ecco. E in qualche maniera si vince? In qualche maniera si vince, ce la fai, ovviamente dipende quanta tenacia ci metti nelle cose, e soprattutto ti insegna a dare per avere in cambio. Okay. Quindi è un po' di furbizia. Sì, furbizia, ma anche essere sempre sorridenti e positivi, perché in questo modo potrei avere lo stesso dalle altre persone. Ma tu comunque sembri una persona allegra, sì, piacevole molto. Cos'era che volevo chiederti per questa? Tra l'altro il programma ha un montepremi finale che non viene vinto dalla coppia vincitrice, ma va interamente dedicato in beneficenza. Anche esatto, questa, che oggi tu sei con me a Bobo Summer Cup, yes, che è anche questo evento fai per la beneficenza. Esatto, infatti appunto tutto il ricavato va in beneficenza anche di quello che siamo riusciti a tirare su con la Bobo Summer Cup, e quindi insomma si riallaccia tutto. E tu mi hai raccontato che non puoi dire come è andato questa avventura del Pechino Express, però che 40 giorni sei stata, hai dovuto stare senza cellulare, niente Instagram. Allora, il viaggio totale di Pechino Express sono 40 giorni, ovviamente dipende quanto riesci ad andare avanti o meno, io non posso rivelarti quanto, però sono 40 giorni, si attraversano tre paesi diversi in base a quanto vai avanti. E chi lo sa, lo vedremo da settembre. Tra poco, ragazzi, il pubblico italiano ti conoscerà molto, esatto, meglio. E ho dovuto correre un sacco, infatti non sono molto brava a football, purtroppo. No. Però invece altri sport che pratichi? Sì, faccio, in realtà ho giocato quando andavo alle medie a calcio, giocavo nella squadra di calcio della scuola. Però faccio altro, corro, faccio yoga, arrampicata, ho fatto 12 anni danza, quindi cose, altro genere di cose, però mi appassiona molto, e poi insomma c'è l'aria di festa giusta per anche solo provarci. Hai promesso adesso che devi provare, allora, certo, perché non ti ho ancora visto palleggiare. Perché ieri non mi hai visto, ieri quando tutti erano andati via un po' ho giocato con alcuni ragazzi, però oggi ci riprovo. Allora sei furba, anche a me mi piace giocare così, quando nessuno guarda, quando nessuno guarda, no, sono meglio quando la gente mi guarda, però mi piace di più quando la gente non guarda, perché puoi imparare in quella maniera. Ma a me, guarda, sono così scarsa che penso che non cambi molto, quindi va bene uguale. No, dai, dicono che più pratichi più fortuna hai. Dopo allora chiedo a Bobo se mi dà un paio di dritte, così imparo velocemente. E dopo, adesso tu sei con me fino al 31 di luglio. Esatto, sì. E dopo il resto dell'estate hai dei piani? Guarda, giusto poche ore fa ho prenotato per un viaggio. Sì, vado in Costiera Amalfitana qualche giorno con un'amica e poi vado in Islanda. Allora saremo vicini, ma tu hai prenotato insieme alla Giulia? No? No. Ok, allora saremo tutti vicini senza... Adesso lo sappiamo. Esatto, andiamo. Siamo tutti... ci sparpagliamo, ma siamo sempre vicine per l'Italia. Grazie mille per queste chiacchiere.